Buongiorno e ben ritrovati con un nuovo appuntamento di prima mattina. Oggi è sabato 24 luglio 2021. Il buongiorno da parte mia e da parte di Pietro Baldassarre in regia. Come al solito nella prima parte andremo a sfogliare i quotidiani in edicola, il Centro e il Messaggero, con la nostra rassegna stampa che apre la programmazione di Super J. Nella seconda parte parleremo di Olimpiadi e poi vi svelerò il tutto. Oggi è Santa Cristina, mancano 160 giorni alla conclusione del 2021. Ma partiamo subito con la rassegna stampa e con il quotidiano Il Centro. Vaccini e boom di prenotazioni, Abruzzo raffica di adesioni dopo il monito di Draghi, 2000 in 24 ore, questo è il titolo d'apertura del quotidiano Il Centro. Sotto la testata si parla di Olimpiadi, si accende la fiamma, lo spirito olimpico è più forte del Covid, via ai giochi di Tokyo, ieri la cerimonia di apertura. Per quanto riguarda le altre notizie, il processo, la valanga e i 29 morti, Rigopiano, scontro in aula tra PM e difesa sulle perizie. Nella fotonotizia, Green Pass e l'Abruzzo, le risposte a tutti i dubbi, sarà obbligatorio a partire dal 6 di agosto. Operaio cade dal ponteggio e muore, originario di Torano, aveva 65 anni, stava lavorando in una biblioteca di Milano. Nelle cronache, muore di Covid a 79 anni, non si era vaccinato, era di Bellante. A Teramo, nuova scuola, gli indagati salgono a 5, mentre arriva da Roseto, la Val Vibrata, questa notizia, scarichi fognari in mare e fiumi, raffica di multe. Sono stati celebrati ieri i funerali di Ennio Vetuschi, il maestro e storico fondatore del Coro Verdi. Una via sarà intitolata a Vetuschi, l'omaggio del comune al fondatore appunto della Corale Verdi. Si parla di sagre con quella di Torano, la storica sagra torna tra un anno ma cambia, e anche di sport nella prima pagina del quotidiano Il Centro. Teramo Calcio, idea Panico per il ruolo di terzino, e poi andremo ad approfondire questa notizia. Nella pagina interna del quotidiano Il Centro, coronavirus e la prevenzione, Abruzzo boom di prenotazioni, in 2000 chiedono di vaccinarsi, e il dato nelle ultime 24 ore, in regione sono 400.000 le persone senza neanche una dose. Centri urbani, finanziati 3 progetti, l'assessore regionale Campitelli per la riqualificazione territoriale, arrivano 45 milioni. I fondi sono destinati a Tra i Monti d'Abruzzo, Costa dei Trabocchi e Tra i Fiumi d'Abruzzo. Ancora parlando sempre comunque di coronavirus, i dati in regione, in una settimana 335 casi e c'è una vittima di 79 anni. Il Covid circola rapidamente, i nuovi contagiati, 3 su 4 sono under 30, Pescara registra 57 positivi, seguita dall'Aquila con 34 e da Montesilvano con 20. I casi accertati con i test delle ultime ore sono 62, sono emersi dall'analisi di 2.506 tamponi molecolari. Vediamo i casi nei comuni, c'è una tabella dal 17 al 23 luglio, 57 Pescara. Per quanto riguarda Teramo ci sono 5 casi, nella provincia di Teramo per esempio 17 a Martinsicuro, 11 ad Alba Adriatica, 6 a Corropoli, 5 a Nereto, come detto 5 a Teramo e 5 anche a Tortoreto, 4 a Controguerra, 4 a Giulianova, 4 a Roseto degli Abruzzi, 3 a Mociano Sant'Angelo. Renzi sarà a Pescara lunedì per presentare il suo libro, ore 18 lunedì all'Aurum di Pescara. Ancora per quanto riguarda il quotidiano Il Centro, Green Pass, le risposte a tutti gli interrogativi. Dal 6 agosto servirà per poter consumare al tavolo nei bar e nei ristoranti, obbligatorio per spettacoli, musei, mostre, palestre e piscine al chiuso.
In caso di prima dose del vaccino, la documentazione sarà valida dopo 12 giorni, la durata della certificazione verde, da esibire anche in sagre e fiere, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento. Queste le procedure per quanto riguarda il Green Pass, come fare per ottenere la certificazione. La documentazione è completamente gratuita e si può scaricare attraverso semplici passaggi. I bambini di età inferiore ai 6 anni sono esentati dall'effettuazione del test molecolare o antigenico. Non è richiesta certificazione per voli nazionali e viaggi tra regioni in zona bianca o gialla, cioè a basso rischio. Ancora per quanto riguarda il coronavirus, il passaporto vaccinale, obbligo Green Pass, parte la corsa ai sieri, ma è polemica sulla mancata riapertura delle discoteche. In Lombardia si è passati da 28.000 a 49.000 prenotazioni in un giorno, in Piemonte da 10.000 a 20.000, raddoppiate anche in Campania, 10 volte di più nel Lazio. Per quanto riguarda anche altre notizie, ecco cosa fare se il certificato non è disponibile. In vista del 6 agosto, quando il Green Pass diventerà obbligatorio, avere modo di scaricare il lasciapassare verde diverrà una necessità. La piattaforma nazionale, dopo che si è generato il Green Pass, invia il codice per scaricarlo ai recapiti mail personali o tramite SMS forniti quando si è proceduto alla vaccinazione o da un tampone o quando si è ottenuto il certificato di guarigione. Scuola, si discute sull'obbligo ai prof e sulla didattica a distanza, almeno per i primi mesi dopo la riapertura. I casi positivi in Italia, balzo RT e incidenza, ora sono i giovani a trainare i contagi. Trasmissibilità a 1,26, da 19 a 41 casi ogni 100.000 abitanti, in crescita le fasce di età 10-19, 20-29 anni, l'età media è di 25 anni. I gestori delle discoteche pronti a ricorrere al TAR, mentre per quanto riguarda la variante Delta domina l'Europa, in Spagna piene le terapie intensive. Ci trasferiamo alla cronaca di Teramo per andare a vedere nel dettaglio proprio di cosa si occupa il quotidiano Il Centro. La situazione in provincia: Covid, muore a 79 anni, non era vaccinato. L'anziano di Bellante aveva scelto di non immunizzarsi e subito effetto Draghi, 850 prime dosi prenotate in un giorno. Contagi in una struttura turistica della costa, l'ASL fa fare i tamponi a tutto il personale. Gli esercenti sia il Green Pass, ma non faremo i poliziotti. E Gianluca Grimi che parla, che è presidente provinciale della Federazione Italiana degli Esercizi Pubblici e Turistici di Confesercenti. Ancora per quanto riguarda il quotidiano Il Centro, Team, parliamo proprio delle notizie che non riguardano il coronavirus. L'ANAC contesta la nomina di Ranalli. Secondo l'autorità anticorruzione, nel 2019 non poteva diventare presidente di una società pubblica. D'Alberto presenta controdeduzioni, semmai si può parlare di una incompatibilità subentrata più tardi. L'addio della città al maestro Vetuschi. Subito dopo il funerale l'amministrazione ha annunciato che intitolerà una via o una piazza al fondatore del Coro Verdi. E qui vediamo alcune foto del funerale proprio di Ennio Vetuschi. Montorio ospita la scuola estiva internazionale dei geometri, effettuati rilievi tridimensionali del territorio. Scuola antisismica, altri due indagati, avvisi di garanzia per turbata libertà degli incanti a un dirigente del comune e a un privato. I coinvolti salgono a 5, parliamo appunto dell'inchiesta che riguarda l'edificio di Colle Atterrato. Consiglio Comunale il 30, in discussione le modifiche alla Tari e il servizio scuolabus. Camion contro auto, feriti nonni e nipote, parliamo di cronaca, traffico in tilt e code sulla Teramo Mare in direzione del capoluogo, in tre medicati in ospedale. Parliamo di un incidente avvenuto ieri mattina sulla Teramo Mare. Ancora per quanto riguarda il quotidiano Il Centro, gli eventi dell'estate teramana, Torano rilancia la storica sagra, punteremo di più sulla qualità, nuova formula per l'edizione programmata nel 2022 dopo 2 anni di stop a causa della pandemia. Il sindaco sente esperti e docenti e dice numeri meno mirabolanti ma eccellenze da valorizzare.
Restiamo in tema, in qualche modo, enogastronomia, libri e musica ad Arsita, nel calendario concerti, escursioni e stand con piatti tipici. Ad agosto la rassegna Una Valle che legge. Rassegna di film muti con musiche dal vivo a Teramo dal prossimo 27 luglio in piazza Sant'Anna. Domani prende il via Ripattoni Arte 21, cerimonia per l'inaugurazione della Stele nel Borgo Mostre e Spettacoli a Bellante. Ancora per quanto riguarda le notizie che arrivano dalla provincia, scoperti 9 scarichi fognari che finivano in mare o nei fiumi, la Guardia Costiera fuori legge 6 condotte domestiche a Roseto e 3 commerciali ad Ancarano, fioccano multe da 6.000 a 60.000 euro, sanzionata anche un'auto carrozzeria di Corropoli. Moto contro auto, un ferito grave, Silvi, un 55enne di Bari, ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Pescara. Parliamo ancora di un incidente. Per le notizie brevi, le poste, da martedì pagate le pensioni di agosto. Giulianova, treni regionali fermi alla stazione. Disagi ieri pomeriggio alla stazione ferroviaria di Giulianova per i treni regionali fermi a causa di 2 coincidenze. La prima, il controllo di un treno merci a Silvi dopo una telefonata in cui si diceva che all'interno ci fossero delle persone. La seconda, dei ritardi accumulati da convogli provenienti dal nord Italia. Torano Nuovo, la tragedia, cade dal ponteggio, muore dopo 3 giorni. La vittima è un operaio di 65 anni, stava facendo lavori di impiantistica nella biblioteca dell'Università Statale di Milano, la vittima Enrico Pantoni, che vedete anche nella foto. Monopattini elettrici e nuova area fitness, a Tortoreto 50 nuovi mezzi da noleggiare per il vice sindaco che dichiara incoraggiamo la mobilità alternativa, lo dice Francesco Marconi, vice sindaco proprio del comune di Tortoreto. Le trivelle sono troppo vicine alla costa, lo dice l'assessore sul ricorso di Martinsicuro, assessore comunale Marco Cappellacci. Nelle brevi invece che arrivano dalla costa e dalla Val Vibrata, dal Adriatica torna oggi e domani il mercatino di Antiquariato, festa stasera sul lungomare sud di Tortoreto per la bandiera blu a partire dalle 21:15. Un sabato ricco con la banda, la regata e la processione invece anche a Martinsicuro e Villa Rosa, diverse dunque iniziative sulla costa. Ospedale, ci siamo trasferiti a Giulianova, Costantini contro tutti, non chiude, sarà potenziato. Il sindaco difende il piano sanitario regionale e accusa il cittadino governante, Tribuiani e Mastrilli. Hanno travisato gli atti o peggio non li hanno letti, il nostro presidio non avrà un ruolo marginale. Mociano, un'ordinanza limita l'uso di farmaci in agricoltura e poi a Giulianova, maxi castello di sabbia, l'opera è conclusa, cancellati gli imbrattamenti. Nelle brevi, sabato prossimo all'Annunziata arriva il mercatino shopping all'Annunziata, proprio sabato 31 luglio, mentre domani a Mociano c'è un evento culturale a casa Sciarroni a partire dalle 18. Roseto, si parla di elezioni, Nunes e Carico pronti a governare questa città, il candidato sindaco di Spazio Civico si presenta, avrà a sostegno 7 liste, Pavone e Marcone, siamo gli unici a poter battere gli amministratori uscenti. La Rosetana, il comune ci snobba, il presidente La Medica accusa, scontro sul campo di Fonte dell'Olmo, è impossibile irrigare e annaffiare dunque il manto erboso dello stadio Fonte dell'Olmo di Roseto. La protesta, i verdi contrari alla realizzazione del centro rifiuti. Il Partito Democratico domani conferma la scelta di Di Girolamo, la ricandidatura del primo cittadino sarà annunciata nel corso dell'assemblea regionale del Partito Democratico. Precisazione sul Millennio d'Oro, siamo alle brevi che riguardano di fatto la zona di Roseto, ma in questo caso siamo a Morro d'Oro, poi invece a Roseto, a Piazza Ponno, oggi si inaugura la Stele della Fontana del Santo a partire dalle 9:30.
Oggi la liberazione della tartaruga da parte delle guide del Borsacchio a partire dalle 16.30 nella spiaggia libera tra il Lido Papenò e il Lido Rosa dei Venti. Ci trasferiamo ora nella parte più a sud della costa adriatica. A Silvia arrivano più di 4 milioni e serviranno a recuperare l'ex villaggio del Fanciullo e a realizzare un nuovo sottopasso e una strada pedonale in Riviera via i tre progetti appunto. A Pineto, i 5 Stelle nel prossimo consiglio eviteremo che la giunta accada, c'è la crisi in maggioranza e a parlare anche il capogruppo Filippo da Fiume. Intervento alla spalla con l'ausilio del GPS, novità all'ospedale di Atri. Scerne parte domani Sere Luna, l'estate a Pineto, previsti 7 appuntamenti con musica, danza e teatro di strada. E poi una fotonotizia che riguarda sempre Silvi, perché è stato riconsegnato il sottopasso Marcelli. Ieri rete ferroviaria italiana ha riconsegnato al comune di Silvi il sottopasso Marcelli di via Taranto, che è stato alzato per permettere il passaggio di bus e mezzi di soccorso. L'opera è rimasta bloccata 2 settimane per questioni burocratiche legate alla fornitura Enel, ma adesso è pronto. Ci trasferiamo alla pagina della cultura del quotidiano Il Centro con Gianna Nannini, Un prato e il tramonto. Musica sui Monti della Laga, domani a Piana dell'Elce di Cortino arriva il tour intimo della rocker Pianoforte La Differenza. Tornano domani, sempre a Pineto, i concerti all'alba alla Torre del Cerrano. E poi ancora, sempre sulla costa e sempre a Pineto, Mariella Nava con ingresso libero stasera si esibirà a Pineto. Per lo sport del quotidiano Il Centro c'è un inserto dedicato alle Olimpiadi che hanno preso il via ieri con la cerimonia di inaugurazione. Per quanto riguarda invece il calcio di Serie C, Teramo spunta l'idea a Panico, al diavolo piace il terzino sinistro ex Potenza per la panchina. Entro martedì sarà sciolto il nodo legato a Federico Guidi. Le trattative dei biancorossi, ricordiamo che il Teramo comunque lunedì si radunerà allo stadio Bonolis. Per il basket, Roseto Turel adesso è ufficiale, arrivo in una grande piazza, preso l'ex Chieti Mirko Turel. Per quanto riguarda la pallacanestro Roseto, gli altri movimenti: Teramo Spicchi c'è Di Donato, interessa anche Antonelli. Ambrico invece il nuovo coach della Magic Chieti in C Gold. Altre notizie per quanto riguarda lo sport: con il calcio dilettanti, il mercato Chieti in difesa c'è Bassini, Notaresco, Maio a un passo, in Eroverdi vicino al centrale romano, Marianeschi e Busetto al Castelnuovo, i rossoblù prendono Pesce e Massetti, Giulianova invece può tornare Quartiglia per quanto riguarda la formazione di eccellenza. Per quanto riguarda altre notizie, parliamo di bocce. Domani a Giulianova torna il trofeo Formicone dedicato ai genitori del campione del mondo di Notaresco Lidia e Giovanni Formicone, partecipanti da tutta Italia. Si giocherà a Giulianova e nel corso dell'edizione dei nostri notiziari, soprattutto nella giornata di oggi, vi proporremo un servizio in merito, perché ieri sera di fatto c'è stata la presentazione di questo memorial. Ora ci trasferiamo al quotidiano Il Messaggero. Si parla ovviamente in primo luogo sempre della corsa dei vaccini, del Covid. Scatta la corsa ai vaccini, boom di prenotazioni dopo le misure del governo. In un giorno 800 in più rispetto alla media, sono 400.000 gli abruzzesi senza neanche una dose, balli vietati, la rabbia dei gestori. Trova spazio anche in prima pagina la notizia del concerto di Gianna Nannini, Voce Rock nel Parco del Gran Sasso. Domani il concerto a Piana d'Elce di Cortino, unica data italiana. Pescara, la caduta di Troia di Popolizio apre la stagione teatrale.
per quanto riguarda appunto gli appuntamenti. Entriamo nello specifico del quotidiano Il Messaggero, scatta la corsa ai vaccini e boom di prenotazioni, in un giorno 800 richieste in più rispetto alla media, gli appelli di politici e sanitari, oltre 400.000 gli abruzzesi che non hanno fatto neanche una dose. La curva intanto continua a salire, 61 casi nel report di ieri e dopo settimane si registra anche una nuova vittima e come abbiamo visto sul quotidiano Il Centro si tratta di un 79enne di Bellante. Il ballo negato tra delusione e rabbia, gestori delle discoteche, DJ e PR. La riapertura negata dal decreto del governo manda a monte la stagione estiva, ingenti i danni. Per quanto riguarda la cronaca di Teramo, recovery di Bonaventura, fondi per 200 milioni, rifaremo strade e ponti. Tra le opere ci sono la Pedemontana Nord, un'altra a sud, il quarto lotto della Teramo Mare e tutta la manutenzione. Tra gli interventi anche la sistemazione delle buche e la strada per il carcere. Da domani al 1 agosto si svolge la 15ª edizione di Ripattoni Arte 21, evento tra arte, musica e letteratura che ha come filo conduttore il futuro. La ASL regolare il concorso per primario, ma un medico invia l'istanza di autotutela. E poi una storia, mio figlio vuole vaccinarsi ma gli hanno negato la seconda dose, c'è la lettera inviata al ministro. Mamma Teramana, scrive al ministro Speranza, per favore vaccinate mio figlio, è l'accorato appello, altrimenti rischia la Delta. Dopo la prima dose al lab di Colleparco, al giovane che nel frattempo è stato chiamato in Lombardia per iniziare un nuovo lavoro al nord, è stato negato il richiamo. In tempi di Novax, di percentuali di adesione che fanno fatica a far raggiungere l'immunità di gregge, la donna, una docente in pensione, è preoccupata sia per l'impennata dei contagi di queste ultime settimane che per il Green Pass che si sta formulando in queste ore, che dovrebbe limitare i movimenti benché le applicazioni si spalmino su più step. Nella lettera al ministro l'ex docente scrive: mio figlio di 37 anni ha fatto una supplenza alle superiori fino ad aprile, quando è stato chiamato dalla regione Lombardia all'ARPA per un concorso superato lo scorso anno, e quindi questo problema è da risolvere per questa famiglia e per questo teramano di 37 anni. Via Longo il sindaco, finanziata la riqualificazione. Ancora per quanto riguarda il quotidiano Il Messaggero, ma notizie che arrivano dalla costa e dalla Val Vibrata, video sessista, insulti e solidarietà, la settimana nera di Costantini dopo il filmato shock con Sgarbi in cui promuove il finto vandalo di piazza Dalmazia. Sull'ospedale di Giulianova attacca Arboretti, Tribuiani e Mastrilli, svilito il lavoro di chi opera in corsia con tanto impegno e passione. Piano sanitario con allergologia, fisiopatologia della nutrizione e pronto soccorso riqualificati. Tartaruga trovata morta sulla spiaggia Giulianova, avvistato anche un branco di delfini. Lo studio dentistico chiuso va al TAR, siamo sempre a Giulianova, si rivolgerà dunque al TAR per la riapertura. E poi la notizia che abbiamo visto anche il quotidiano Il Centro, ad Alba Adriatica, Covid, muore 79 anni Berardo di Alba Adriatica, si registra un altro morto per Covid e altri 8 positivi in provincia di Teramo, a perdere la vita nel reparto Covid dell'ospedale Mazzini Teramo, Berardo Gualini, 79 anni di Bellante, ma da tempo residente ad Alba Adriatica. Schianto tra morto e auto, ferito aquilano 57enne, sulla Teramo Mare in ospedale nonni e una nipote di 15 anni. A Giulianova, Castelli di Sabbia resiste al Covid, sempre a Giulianova forzano il cancello per rubare l'auto. Lavora in biblioteca, la notizia di cronaca che riguarda la nostra provincia, anche se avvenuta a Milano, cade dal trabattello, operaio muore dopo 3 giorni, la tragedia a Milano dove Enrico Pantoni era in trasferta con la ditta. La vittima aveva 65 anni e viveva a Torano Nuovo, disposta all'autopsia, il funerale non è stato ancora fissato. Per quanto riguarda la cultura, Gianna Nannini canta nel Parco del Gran Sasso domani alle 18.30 a Piana di Elce a Cortino, unica data abruzzese della rockstar italiana.
Per quanto riguarda le altre iniziative, ad Atri concerto in piazza dirige Chiarini, oggi alle 21 in piazza Vittorio Emanuele II di Campli si terrà il concerto conclusivo del Festival Farnesiana 2021 diretto da Luisella Chiarini. Il concerto è stato declinato come omaggio al compositore russo Igor Stravinsky nel 50° della sua morte. Ancora per quanto riguarda notizie però di sport, con Teramo Calcio, Guidi prova a rilanciare Minelli, oggi c'è un vertice decisivo per la cessione dell'attaccante Cianci al Palermo, in ritiro lunedì anche diversi giovani, tra cui il centrocampista 15enne Surricchio. Il Pineto si rinforza e guarda il talento di Cisbani, Marianeschi e Busetto, mediani di qualità con tanta esperienza in categoria, sono i due colpi invece del Castelnuovo. L'Aquila perde Domingo, il portiere che va in prova al Foggia, Torrese invece rinforza l'attacco con il giovane Di Nicola, ex Alba Adriatica. Poi notizia che arriva dall'Eccellenza, appunto, Giulianova rialza la testa, ipotesi ritorno di Quartiglia, Mucciconi vede il sindaco Costantini e l'assessore Giorgini. Si chiude qui la rassegna stampa, adesso le previsioni meteo a cura di Marco Di Loreto, la pubblicità e poi vi proporremo un'intervista con il professor Claudio Mazzaufo, responsabile settore salti della Nazionale Italiana, che è stato con noi, si parlerà di Olimpiadi, ve lo diciamo subito, intervista che è stata registrata nei giorni scorsi proprio perché il professor Claudio Mazzaufo, al pari dell'atleta teramana Gaia Sabatini, è volato a Tokyo per prendere parte alla 32esima edizione delle Olimpiadi che sono scattate ufficialmente ieri. Buongiorno amici di Super J. Una depressione nordatlantica si muove tra Gran Bretagna e Francia, portando fresco e maltempo nell'Europa centro-occidentale. In Italia invece ne arriva una nuova ondata di caldo nordafricano spinto verso il Mediterraneo proprio dalla circolazione depressionaria in azione anche nella penisola iberica. Sarà dunque un weekend molto caldo al centro-sud, mentre le regioni settentrionali si troveranno ai margini della circolazione depressionaria, quindi sull'arco alpino potranno manifestarsi numerosi temporali in occasionale sfondamento fin sulla pianura padana. In Abruzzo, tempo soleggiato in tutti i settori e solo qualche nuvola sporadica sui rilievi nelle ore pomeridiane. La ventilazione sarà moderata sui monti dai quadranti occidentali e debole altrove, il mare calmo. Le temperature sono previste in aumento, con i valori massimi che saranno compresi tra 30 e 34 gradi e le minime della prossima notte tra 18 e 23 gradi. Un saluto da Marco e buon sabato. Seconda parte di questo appuntamento con Di Prima mattina di sabato 24 luglio 2021, ve l'abbiamo anticipato, il nostro graditissimo ospite, il responsabile del settore salti della Federazione di Atletica Leggera, il professor Claudio Mazzaufo. Benvenuto con noi. Perché Claudio Mazzaufo è qui? Perché sono partite le Olimpiadi, la 32esima edizione, con un anno di ritardo. Per causa pandemia e anche causa pandemia andremo a sviscerare alcune caratteristiche, alcune peculiarità di questa edizione delle Olimpiadi che si svolgono a Tokyo in Giappone. Intanto, professore, grazie di essere con noi e parleremo di questo argomento perché per il prof. Mazzaufo intanto quella di Tokyo sarà la seconda Olimpiade dopo quella del 2008 a Pechino, diciamo sempre in Oriente, sempre in terra orientale. Sì, sì, oramai sono abbonato all'Oriente, sono paesi bellissimi e sono felicissimo di tornarci.
Per quanto riguarda questa Olimpiade, parte con un anno di ritardo per le note vicende, però scatterà. Ovviamente non sarà l'Olimpiade solida che siamo abituati a vedere, perché le gare si svolgeranno senza l'apporto del pubblico, ci saranno tanti accorgimenti, ma poi pian piano proveremo a sviscerare tutti gli argomenti. Intanto perché? Perché il professor Mazzaufo fa parte di una pattuglia di 17 abruzzesi che parteciperà a questa 32esima edizione dei Giochi Olimpici, tra cui c'è anche l'altra teramana che è Gaia Sabatini, che gareggerà sui 1500 metri. Intanto, quanto riguarda la storia delle Olimpiadi, non lo toccheremo questo argomento, perché insieme all'ottimo Lorenzo ovviamente avete sviscerato negli appuntamenti con Storie Olimpiche tutte le sfaccettature delle varie edizioni delle Olimpiadi. Però possiamo dire che l'Italia fino a questo momento ha colto 578 medaglie nel complesso. Adesso viene da un'edizione, quella di Rio del 2016, dove sono state conquistate 28 medaglie, di cui 8 ori, 12 argenti e 8 bronzi, e il record dell'Italia è di 36 medaglie in una sola edizione, ottenuto sia a Los Angeles nel 1932 che a Roma nell'edizione svolta in casa nel 1960. Iniziamo a parlare, proprio entrare nel merito. Intanto perché? Perché ci sono 7 ore di fuso orario con Tokyo, e per quanto riguarda questo aspetto, come avete programmato le vostre giornate, o comunque l'arrivo e il fatto di smaltire questo fuso orario? Allora, noi l'abbiamo programmato naturalmente facendo tesoro di quella che è la ricerca e di quelli che sono gli studi che sono stati già fatti per quanto riguarda questo aspetto. Quindi noi abbiamo dato a tutti i nostri atleti dell'atletica leggera naturalmente un opuscolo dove già da 6 giorni prima della partenza hanno dovuto iniziare ad attuare degli accorgimenti, tipo per quanto riguarda il sonno, di andare a dormire mezz'ora prima la sera. Naturalmente abbiamo dato come input quello di quando arriviamo, di non andare subito a riposare, perché noi arriveremo soprattutto nel pomeriggio, insomma nel primo pomeriggio, tarda mattinata, primo pomeriggio, quindi di tirare ancora fino alla sera. Per chi fa uso di melatonina, fra virgolette, tutte le quantità di melatonina che devono prendere, cioè degli accorgimenti per cercare di azzerare le negatività del jet lag il prima possibile. Quindi su questo già ci siamo organizzati e abbiamo naturalmente catechizzato tutti i nostri atleti affinché seguissero questi accorgimenti. Da una certa esperienza che è stata vissuta, anche magari in riferimento alle Olimpiadi di Pechino, su per giù siamo sulla stessa falsariga, quanto tempo ci si mette per assorbire un fuso orario così? Allora, noi nel 2015 abbiamo fatto uno studio a Rio de Janeiro per, fra virgolette, con degli atleti giovani, dove abbiamo studiato, siamo stati mandati con un gruppo di tecnici e un gruppo di atleti giovani proprio per valutare e vedere questo adattamento. Si pensa che dopo 2 giorni, fra virgolette, questa negatività può essere azzerata. Invece noi abbiamo visto a Rio de Janeiro che praticamente occorrevano 3 giorni, cioè il periodo critico arrivava al terzo giorno e poi si poteva partire con gli allenamenti. Qui invece andiamo verso est, diciamo, invece da lì si andava praticamente verso ovest, e ci sono anche queste difficoltà. Naturalmente, Matteo, queste situazioni sono molto molto soggettive, non sono oggettive, sono molto soggettive, però si pensa che in 48 ore, fra virgolette, si riesca ad chi più chi meno a abbassare di molto la negatività appunto del jet lag, dell'adattamento al fuso orario del luogo. Proprio per questo punto di vista, le gare di atletica ovviamente resta sempre, ci sono tutti gli sport agli Olimpiadi, possiamo dire, ci sono anche dei nuovi ingressi in questa edizione di Tokyo, ma l'atletica resta comunque la regina dello sport per quanto riguarda le Olimpiadi. Non a caso le gare di atletica inizieranno nella seconda parte di questo appuntamento con le Olimpiadi, che ricordiamo è stata inaugurata ieri con la cerimonia inaugurale che abbiamo vissuto tutti quanti, e si chiuderà l'8
agosto per quanto riguarda la cerimonia di chiusura, che sarà sempre alle ore 13 italiane, proprio per quanto abbiamo detto del fuso orario. Ovviamente in questo spazio noi parleremo più per quanto riguarda atletica leggera e del settore salti di cui il professor Mazzaufo si occupa, ma il professor Mazzaufo ovviamente l'abbiamo visto nel corso degli anni, ha seguito molto anche il basket, e la nazionale italiana che torna alle Olimpiadi prevede due abruzzesi come Simone Fontecchio e Giampaolo Ricci, che abruzzese di nascita non è, ma di fatto è abruzzese d'adozione. Pietino. E poi abbiamo un abruzzese acquisito che è quell'Achille Polonara, che si è formato qui a Teramo, che io spesso e volentieri sento, e ci siamo dati appunto appuntamento al Villaggio Olimpico, perché noi arriveremo al Villaggio Olimpico il 29, e ci siamo dati appuntamento lì perché mi farà piacere rivedere appunto lui, rivedere il figlio di Daniele Fontecchio, perché Fontecchio è il figlio di un atleta di altissimo livello, di un ostacolista 110 metrista, Daniele Fontecchio di altissimo livello, allenato dal compianto ma grandissimo Giovanni Cornacchia, che è stato dedicato allo stadio. E quindi insomma ci saranno delle facce amiche, delle persone care che praticamente mi farà piacere rivedere e convivere esperienze sia tecniche che non con loro. È una squadra, ricalca un po', possiamo dire, ci sono delle analogie, non solo perché la qualificazione è stata ottenuta in pieno europeo, ma con l'Italia di Mancini, quella di coach Sacchetti. Bravissimo. Matteo, bravissimo, bravissimo, un paragone azzeccato. Non ci sono grandissime punte, ma c'è veramente un grandissimo gruppo. Io ho visto la partita in Serbia, vincere in Serbia è sempre un qualcosa di difficile, sembrava quasi impossibile, invece loro lo hanno fatto di squadra, lo hanno fatto con una prova di orgoglio, con una prova di carattere e anche con tanto talento, perché abbiamo visto che ci sono state delle percentuali da tre importantissime. È una squadra dove non ci sono delle prime donne, è una squadra che ha battuto qualche prima donna, perché Teodosic e qualche altro giocatore della Serbia la racconta per quanto riguarda il basket, è una squadra che sono convinto ci potrà dare soddisfazioni alle Olimpiadi, perché ripeto, è una squadra che parte a fari spenti ma che ha un grande potenziale sotto il motore. Soprattutto è che ultimamente abbiamo visto delle difficoltà, delle grandi o presunte tali, con gli Stati Uniti, che hanno perso due amichevoli, tra parentesi con avversari che poi l'Italia affronterà nel proprio girone, come Nigeria e Australia. Della pattuglia abruzzese parliamo, oltre del basket e del ciclismo fanno parte anche Giulio Ciccone e Marta Bastianelli. Per quanto riguarda invece, ci concentriamo sulla Teramana, la vediamo nella foto e l'abbiamo vista anche qualche giorno fa con grande emozione a Palazzo Chigi, perché è stata ospite e è stata ricevuta dopo il titolo europeo conquistato a Tallinn sui 1500 metri. Parliamo di Gaia Sabatini. L'appuntamento con tutti i teramani lo diciamo, probabilmente glielo auguriamo più che lo auspichiamo, è quello della finale dei 1500 metri che ci sarà il 6 agosto, tra parentesi poco prima delle ore 13, quindi non bisognerà neanche fare la classica nottata per vedere la gara in diretta. Ma quali sono le chance di Gaia Sabatini, che ha ottenuto il titolo europeo, ma soprattutto quello che fa sperare maggiormente al di là di questo risultato è il fatto che nelle ultime gare si è sempre migliorata da un punto di vista cronometrico? Sì, allora lì naturalmente non sarà una gara cronometrica, ma saranno gare tattiche, perché dalle batterie alle semifinali naturalmente entreranno i primi sei più i sei migliori tempi di ogni batteria, quindi noi assisteremo a delle batterie dove si andrà piano per 1000 metri, 1100-1200 metri, e poi si lancerà la volata gli ultimi 4, gli ultimi 3. È chiaro che sarà un terno all'otto, è chiaro che Gaia in questa Olimpiadi, secondo me, come si dice in gergo, deve andare a vedere che cosa succede nella manifestazione più importante del pianeta. Per Gaia fare una finale vuol dire aver vinto una medaglia, perché ricordo ai telespettatori che quando Gaia si è affacciato in un palcoscenico come il Golden Gala, come quello di Firenze, ha fatto praticamente un tempo incredibile, il suo personale a 3 centesimi dal minimo olimpico, però è arrivato 11ª. Allora al mondo ci sono delle atlete incredibili. Gaia deve stare vicino a queste atlete, sentire il ritmo, prendersi anche qualche gomitata e dare qualche gomitata per capire come si sta nel salotto bello dei grandi, dei veramente grandi.
L'altra cosa che voglio dire è che comunque vada, Gaia sarà uno spot per noi, per l'Abruzzo, per la Teramanità e per l'Italia incredibile e importante. Avete visto anche dove l'hanno posizionata quando è andata a Palazzo Chigi. L'avete vista, c'era la Coppa, c'erano i due big della politica e del calcio italiano e poi in mezzo ci stava Gaia Sabatini, che è un'immagine bellissima. E voglio anche dire ai nostri telespettatori, ai teramani soprattutto, che Gaia è un nostro fiore all'occhiello anche della teramanità e dell'atletica, perché permettetemi, Teramo che porta un tecnico e un atleta a un'Olimpiade, beh, con tutto il rispetto per gli altri sport e per le altre città qua vicino abruzzesi, però io credo che sia una cosa molto molto importante, perché sono tutte e due dell'Atletica Gran Sasso, di Teramo e della Teramanità. Quindi io credo che sia una cosa molto molto importante, Matteo, per lo sport e per tutta Teramo. A tal proposito, abbiamo letto un'intervista nei giorni scorsi, il viaggio d'andata che vi aspetta verso Tokyo, che ovviamente anche andando con l'aereo è un viaggio comunque abbastanza 12 ore lungo, e mezzo. 12 ore però e mezzo. Da come abbiamo letto nell'intervista, lo passerete tu e Gaia a ricordare ciò che è stato il percorso proprio di Gaia fino ad oggi. Sì, che è stato un percorso bellissimo, iniziato dalla scuola media, dove lei e la sorella sono state indirizzate appunto da mia moglie, dalla professoressa Paola Marcone, all'atletica leggera, e dove è proseguito qui a Teramo con Marcello Viceré, non lo dimentichiamo, spesso è dimenticato Marcello, ma Marcello ha fatto un lavoro ottimo che gli è riconosciuto da tutta la federazione italiana, perché ha dato Gaia agli altri livelli, senza problematiche fisiche, con i giusti step che vanno fatti a livello giovanile. E poi oggi abbiamo un atleta appunto consacrata a questi livelli. Però ricordiamo anche, Matteo, che Teramo, Gaia Sabatini è la punta dell'iceberg, la stella brillante, però c'è anche un sottobosco, fra virgolette, di atleti nei lanci, nei salti, nel mezzofondo, nelle velocità, che fra virgolette vincono a livello nazionale. Quindi questo è un aspetto molto molto importante. C'è una società viva, c'è una società che produce atleti, c'è un gruppo di tecnici veramente ottimo e c'è un settore giovanile, partendo dai bambini di 5 anni fino ai 14 anni, veramente molto prospero. Grazie naturalmente al nostro presidente Maurizio Salvi, che è molto competente, perché avendo fatto sport ed essendo un dirigente ha due valori che si fondono in uno e quindi diventa veramente un valore aggiunto. Apriamo una parentesi da questo punto di vista, perché i risultati sono straordinari, ogni anno crescono i vari talenti, se ne formano altri nonostante le condizioni del campo scuole che sono quello che sono. Sì, io ho visto anche che quella giusta intervista che ha fatto il nostro presidente è stata poi da qualcuna parte, naturalmente non dalla vostra emittente, che è stata perfetta perché l'ha mandata integralmente, è stata un pochino strumentalizzata. Maurizio Salvi ha voluto sollecitare, fra virgolette, il mondo politico, che poi è il mondo che deve supportare tutte le altre attività che si fanno nella società, dal sociale, dalla scuola, dalla sanità e dallo sport. Fra virgolette, a non mettersi in mostra solo nel momento in cui deve farsi pubblicità qualcuno con un atleta, con un tecnico, con una personalità importante del nostro territorio, ma ha voluto dare un input importante per dire: signori, noi lavoriamo sul sociale, ma ci lavoriamo veramente, ci lavoriamo bene, dateci una mano a far sì che questo benedetto mutuo, fra virgolette, questo progetto che noi abbiamo presentato, questo sport e periferia, roba del genere, ci sia concesso per rifare un qualcosa che oggettivamente va rifatto. Quindi noi non stiamo chiedendo chissà che cosa, stiamo chiedendo attenzione, ma attenzione, Matteo, ti dirò di più, che questa attenzione non va solamente riversata al campo scuola, ma va riversato al campo di piano della lenta, cioè va riversato a tutte quelle strutture teramane che possono e devono essere migliorate per far sì che i giovani teramani e gli cittadini teramani abbiano la possibilità di far crescere i propri figli nel sociale. Lo sport fa parte del sociale, quindi è un input a far sì che il campo scuola possa diventare un vero fiore all'occhiello e possa ospitare manifestazioni importanti. Io non posso fare raduni nazionali, cioè io la gara di salto triplo di Dalla Valle, che salterà con noi qui a Tokyo, la prima gara quest'anno a maggio, io l'ho organizzata a Pescara, perché Pescara c'ha un impianto importante.
Se avessi avuto l'impianto a termo, io l'avrei fatto a termo, avremmo avuto un atleta a termo che gareggiava poi alle Olimpiadi. Cioè, io a Teramo potrei fare tante cose, ma non solo io, la nostra società potrebbe organizzare campionati italiani cadetti, finali allievi o finali anche di Serie A, 2, roba del genere per quanto riguarda l'atletica. Purtroppo il nostro campo non ha questa presentabilità e spero che qualcuno ci dia una mano per renderlo presentabile. Olimpiadi del 2008 a Pechino sono entrate nella storia per quanto riguarda la nostra provincia, soprattutto perché c'è stata quella foto con Kobe Bryant che poi a gennaio del 2020 ci ha lasciato. Professor Mazzaufo, alle Olimpiadi del 2021, ma la dicitura non cambia, saranno sempre Tokyo 2020, che foto vorrebbe fare? Allora, io vorrei fare di nuovo una foto con Gaia con una bella finale olimpica. Questo è l'augurio che io mi faccio e faccio a Gaia. Vi dico che quando stiamo lì poi, Matteo, poi mi piacerebbe anche fare una foto con i nostri paladini della pallacanestro, perché sai, quando sono legato al basket, quindi poter fare una foto con i tre abruzzesi, perché io Achille lo considero un nostro prodotto, quindi poter fare una foto con i nostri tre abruzzesi sarebbe veramente una cosa stupenda. E quando sei lì veramente c'è l'imbarazzo della scelta. Io in quel momento scelsi il più grande, perché Kobe Bryant, ero con Andrew Howe, quindi il papà aveva giocato a Rieti, io l'avevo visto in campo quando era piccolissimo, naturalmente gli raccontai questa storia, eravamo in fila per fare la colazione a McDonald's, quindi c'è stata questa bella opportunità. Mi piacerebbe appunto fare un qualche foto con questi campioni, con i campioni che saranno lì a rappresentare l'Italia e il mondo sportivo. Però la foto più bella mi piacerebbe rifarla di nuovamente con Gaia, soddisfatta e fra virgolette vincente. E lo auguriamo sia al prof che a Gaia Sabatini. Abbiamo parlato delle 7 ore di fuso orario, ma come spedizione azzurra che partirà o che è partita già a Tokyo, perché alcuni atleti azzurri sono già partiti ovviamente, perché le gare, alcune inizieranno ancora prima della cerimonia di apertura, possiamo dire che da un punto di vista dell'alimentazione invece come vi siete organizzati? Faccio questa domanda perché nelle scorse settimane abbiamo ospitato il campione mondiale di bocce, che ci ha detto che quando è andato in Argentina la sua fortuna è stata quella di trovare posti giusti nel mangiare rispetto ad altri avversari. Allora, ti dico questo, che noi sotto questo punto di vista non abbiamo problemi, perché le Olimpiadi sono organizzate in modo che ci siano le cucine dei vari continenti e delle varie religioni. Quindi la cucina araba, la cucina ebraica, la cucina europea, la cucina americana, la cucina asiatica, la cucina africana. Quindi loro sono organizzati in modo che se vuoi il piatto di pasta asciutta, mangi il piatto di pasta asciutta, ma se vuoi il goulash, mangi il goulash. Cioè sono organizzati in un modo dove ogni nazione o continente e ogni religione, fra virgolette, può essere rispettato. Quindi quello che, allora, i nostri atleti hanno tutti o il nutrizionista o il dietologo, ce l'hanno tutti, quindi i nostri atleti fanno già una dieta ben rispettando quelle che sono le intolleranze, ben rispettando quelli che possono essere i carichi proteici se fai un lavoro prettamente di potenza, o se i carichi di zuccheri, i carboidrati in questo caso, se fai un lavoro di resistenza, quindi questo già lo fanno. Però ti ripeto, in queste manifestazioni, soprattutto alle Olimpiadi, c'è la possibilità di poter usufruire di tutte le cucine, quindi continueranno a seguire quelle che sono le abitudini che si ha in Italia, quindi non ci saranno problemi per avere le patate, per avere il petto di pollo, per avere la pasta asciutta, per avere un sugo fra virgolette leggero e quant'altro. Quindi sotto questo punto di vista noi già sappiamo che siamo fra virgolette completamente assistiti. Da un punto di vista invece della pandemia, abbiamo detto già che le gare saranno a porte chiuse, questo è per un atleta non è mai il top quando deve gareggiare, soprattutto l'atletica, perché
si è nello stadio olimpico dove si è abituati a tanta tanta gente, ma da un punto di vista ci sono diversi accorgimenti e diverse precauzioni che dovete mettere all'opera per entrare nella cosiddetta bolla. Sì, i giapponesi, io questa è la terza volta che vado in Giappone, perché sono stato a Osaka nel 2007 ai campionati mondiali dove Andrew arrivò secondo, nel 2008 prima di fare tappa a Pechino ci siamo fermati 15 giorni a Kobe per fare il raduno preolimpico, quindi conosco bene le usanze. Allora, i giapponesi, il Giappone è un popolo molto 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 organizzato. Loro non volevano le Olimpiadi. Il Giappone è un paese per certi versi molto chiuso, non è stato mai invaso, sono molto particolari sotto questo punto di vista, quindi sono stati molto accorti. Hanno preteso che noi scaricassimo due app sul nostro smartphone dove siamo monitorati 24 ore su 24, se non siamo rintracciabili ci vengono a trovare loro e rischiamo di essere cacciati via o dal villaggio olimpico o dal raduno preolimpico che faremo a Takurosawa, in questa cittadina universitaria. Tutti i giorni siamo costretti, fra virgolette, a misurarci la temperatura e a dare la temperatura. Avremo un'app apposito modello Immuni qua in Italia perché ci controlleranno giorno per giorno e se ci sono dei casi positivi andranno subito a isolare tutti quelli che sono stati vicino al covizzato, fra virgolette. E quindi sotto questo punto di vista hanno preteso due tamponi prima di partire, uno lo dobbiamo caricare sull'app perché se no non ci fanno neanche, fra virgolette, salire, cioè non ci fanno neanche sbarcare dall'aereo. Ecco, loro hanno preso grandi precauzioni, però sappiamo, Matteo, sai meglio di me, che purtroppo queste precauzioni con questa pandemia che è invisibile e abbiamo già visto che delle falle ci sono, perché creare una bolla proprio completamente impermeabile è difficile, quindi dobbiamo incrociare le dita, dobbiamo stare molto attenti e dobbiamo far sì che queste Olimpiadi siano il segnale della rinascita dello sport nello specifico e della rinascita dell'attività mondiale da un punto di vista sportivo, nello stesso tempo sperando che non sia un flop, che non ci siano casi così eclatanti che possono rischiare anche di bloccare le Olimpiadi anche in mezzo alla sua manifestazione, cioè anche possono essere anche bloccati se dovessero crearsi dei focolai importanti. Abbiamo visto nel corso, e l'ultima parte di questo appuntamento la dedichiamo proprio a una chiacchierata da un punto di vista proprio strettamente sportivo, abbiamo analizzato la spedizione azzurra per quanto riguarda alcuni aspetti molto importanti, adesso da un punto di vista sportivo, abbiamo visto che la pattuglia azzurra via via strada facendo ha perso degli elementi importanti, Berrettini nel tennis, Molinari nel golf e Larissa Iapichino, questo a causa di infortuni, in questo caso il Covid non c'entra. Per quanto riguarda al di là, non ti faccio la domanda sulla spedizione azzurra in generale, ma sul settore salti, quali sono le aspettative? O meglio, voler essere più specifici, quante medaglie possiamo aspettarci? Allora, noi dobbiamo pensare, perché dobbiamo essere realisti, che dobbiamo aspettarci qualche medaglia, proprio ti dico qualche medaglia, 1/2. Ricordiamoci che l'ultima Olimpiadi a Rio de Janeiro abbiamo preso 0 titoli, quindi il miglior piazzamento è stato un quarto posto della Perrone nella marcia. Allora noi ci aspettiamo qualche medaglia. Quello che è importante per noi del settore salti, dove io porto una pattuglia giovanissima, perché tolto Tamberi e le due saltatrici in alto sono tutti ragazzi del 97, 98, 99. Quindi questo è un aspetto molto importante, Matteo, che saranno tutti protagonisti a Parigi nel 2024. Allora io quello che mi auguro è di avere, noi saremo in nove, perché con la lista saremmo stati in 10, saremo in 9 saltatori. Io mi auguro di portare più persone possibili in finale, perché essere in finale a un'Olimpiadi, quindi essere nei primi 12 e poi giocarsi la finale proprio a 8, quindi essere nei primi 8 al mondo nella manifestazione più importante, per me è la cosa più fondamentale, perché non abbiamo delle punte di diamante, perché anche Tamberi ha davanti a sé 5-6 atleti di assoluto valore, perché l'atletica
Leggera la fa il mondo, ci saranno più di 200 nazioni, tutte le 200 nazioni porterà almeno un atleta nell'atletica leggera, quindi l'atletica leggera la fa il mondo. Io mi auguro questo, mi auguro di avere più atleti possibili in finale, quindi che superano i turni di qualificazione, perché avere in finale atleti molto giovani, io atleti di 22, 23, 24 anni, vuol dire aver fatto un'esperienza fondamentale per poi provare a essere protagonisti e prendere quella medaglia, perché se io come settore portassi una medaglia oggi firmerei 100 cambiali per certi versi, è un grandissimo viatico per Parigi 2024. Noi siamo in conclusione di questo appuntamento. In questi casi si può dire comunque vada sarà un successo per Claudio Massaufa e Gaia Sabatini, però ai quali auguriamo le migliori fortune in vista delle loro gare di appartenenza per quanto riguarda le Olimpiadi di Tokyo. Ringrazio il prof Claudio Massaufa, grazie mille, un grande in bocca al lupo. Io vi ricordo in conclusione solo alcuni appuntamenti con la giornata odierna per Super J, con gli due notiziari in diretta alle ore 14 e alle ore 19. Grazie di averci seguito, buon fine settimana e buona giornata.